12 agosto 1984 il Papa venne a Fano per ricordare quella storica giornata. È stato riproposto un menù a tema. Di che cosa si tratta? Sì, abbiamo accolto con piacere noi questa proposta del consigliere Cecchini di fare un menù del Papa per ricordare questa, nel quarantennale, questa visita di Papa Giovanni Paolo II, ora santo. Nel erogare a tutta la cittadinanza, non solo, che volesse ricordare questo evento, un menù del Papa, l'abbiamo chiamato del Papa. In sostanza non è stato facile ripetere il menù del Papa, anche perché anche allora facemmo il menù più o meno simile a quello che ha sempre fatto il Pesce Azzurro, quindi dove le vongole alla puretta ci sono pressoché sempre, c'era anche al tempo, dove la grigliata azzurra c'è sempre stata e c'era anche oggi, e poi ecco il primo col pesce. Diciamo che è un po' il menù che facciamo solitamente e che appunto anche il menù che facemmo quella volta, e che anche da quel menù che è stato distribuito, che era al tempo sulla tavola al fianco di Papa Giovanni Paolo II e anche di tutti i commensali, che avete avuto modo di vedere anche scritto in latino, però nella sostanza ecco il menù è stato più o meno sempre lo stesso, con qualche minima variante, però ecco è questo qua. Di quella giornata che cosa si ricorda? Io purtroppo non ho avuto la fortuna di vivere quell'emozione di cenare insieme a Sua Santità quella volta, anche perché sono arrivato alla direzione della cooperativa pescatori l'anno successivo, però ricordo bene quei momenti frenetici precedenti la visita del Papa. In sostanza mi ero adoperato anch'io per fare tante cose, come ad esempio i pass con la registrazione di tutti i pescatori, che poi qualche centinaio erano a cena appunto col Papa quella sera, e ricordo che c'è stata un'attività frenetica molto intensa, insomma, che ci ha impegnato tutti noi della cooperativa pescatori, questa cooperativa storica che è la Comarpesca appunto, dove al nostro interno viene tutt'oggi custodito anche quell'opera d'arte che ha realizzato il professor Pierluigi Piccinetti, mentre invece l'artista professor Sergio Carboni ha donato a noi l'opera che anche lui ha fatto nell'occasione e che è custodita appunto all'interno del Pesce Azzurro. Posso dire che solo a pranzo abbiamo fatto intorno alle 1500 persone, stasera si replicherà, e quindi diciamo che è un bel numero, insomma, vuol dire che c'è stata, insomma, molta partecipazione e la cosa è piaciuta, insomma, alla città e non solo.